Ciao ragazzi, parliamo di San Francisco. Allora, è una città molto particolare perché è estremamente provinciale, molto piccolina, si gira benissimo addirittura in bicicletta, però se la visitate in periodi sbagliati, ossia quando trovate molta nebbia o quando c'è molta perturbazione, non rimane particolarmente nel cuore. Ma quali sono questi periodi sbagliati? Allora, in assoluto il migliore è la Indian Summer, il periodo che va da settembre-ottobre, che è la stagione più calda San Francisco, proprio perché anche ad agosto San Francisco è investita da dei venti freddi che fa sì che voi giriate con un piumino 100 grammi. Ma al di là di questa caratteristica, ora vi elencherò tutte le cose che mi sono piaciute di San Francisco. Al primo posto abbiamo Alcatraz. Sì, lo so, potrei essere un po' impopolare perché è una prigione. Però, siccome che l'Italia non ci permettono di visitare questo genere di cose, io sono rimasta veramente pervasa, soprattutto perché avevo appena visto Fuga da Alcatraz con Clint Eastwood, quindi mi aveva veramente colpito. Mi è piaciuto tantissimo il quartiere di Castro, dove ci sono tantissimi murales, molto carino anche High Gasbury, che è il quartiere dove è nato il movimento hippie. Molto molto simpatica anche Sausalito, veramente una cittadina piccolissima di pescatori ricchissimi, perché la città è veramente curata al massimo, dove potrete fare un pranzo veramente indimenticabile affacciati sul lungomare. Pier 39, immancabile, con il molo con i suoi leoni marini, e vi segnalo in assoluto il ristorante La Crab House. Sarà il ristorante che vi regolerà la cena americana più buona che voi abbiate mai mangiato. Un tegame gigantesco di chele di granchio giganti che saranno condite con la loro salsa segreta fatta di burro e pepe, che vi manderà veramente fuori di testa. Ma la cosa che mi è piaciuta da pazzi è la Marshall Beach. È una spiaggia che per percorrerla dovete passare in dei sentieri a discesa in mezzo alla vegetazione, e vi porterà davanti al mitico Golden Gate, davanti inteso sotto la spiaggia, dove potrete fare queste foto meravigliose con dietro lo sfondo di questo simbolo di San Francisco. Ma ora parliamo di cosa non è bello di San Francisco. Purtroppo la città ospita tantissimi barboni, quindi tutti questi senza tetto vengono qui perché San Francisco è la città che accoglie tutti. È stata la prima del movimento gay, la prima del movimento hippie, è stata la prima ad accogliere la più grande comunità cinese d'America. È una città molto generosa e offre delle sovvenzioni ai senza tetto, per cui ne troverete veramente tanti. Questo porta un po' di degrado visivo alla città, però di fatto, seppur voi possiate rimanere spaventati da queste persone, sono assolutamente innocue, nel senso che non sono lì per aggredire il turista, ma sono lì perché vivono lì per strada. Il mio aneddoto si è consumato nella Silicon Valley, si trova a un'ora a sud di San Francisco, e devo dirvi, ragazzi, che è stata un'emozione grandissima andare davanti al garage di Steve Jobs e pensare che un uomo così visionario abbia completamente rivoluzionato il sistema di comunicazione mondiale da un semplice garage. Potete andare a visitare l'Apple Store, che è un cubo di vetro incastonato in una foresta bellissima, e da sopra, dal piano di sopra, riuscite anche a vedere il nuovo campus, che sembra quasi un'astronave aliena. Facebook invece non è visitabile, potete andare solo fuori, dove c'è il mitico cartello, ma niente di che. E idem Google, non potete visitarlo, ma si possono però osservare tutti coloro che ci lavorano, che girano con delle biciclette colorate. Mi raccomando, fermatevi anche a Stanford.